La pace e la grazia e la gloria di Dio sia con tutti noi. Buona domenica a tutti quanti, dal fratello Angelo Piccone. Stamattina il Signore mi ha messo a cuore di trasmettere in due versioni, una in diretta con Facebook, e mentre sto mandando in diretta sto trasmettendo con il desktop a schermo intero per prendere anche voi, miei cari che state nella chat, che scrivete messaggi e vengono tutti registrati ciò che scrivete, ciò che mandate, ciò che desiderate nel vostro cuore condividere con tutto il mondo intero. Così almeno anche sarete partecipi anche voi. Ecco, stanno arrivando i primi messaggi, il mio cuore sta intenerendosi già nella pace e nella gioia del Signore, già mi sta commuovendo. E non so se ce la farò andare avanti nella trasmissione. Pregate per me perché il mio cuore è così commosso. Pregate me. Stamattina, ringraziando il Signore, vogliamo parlare, come ho scritto qua, buona domenica a tutti, Apocalisse 19. Gioia e trionfo nei cieli, le nozze dell'agnello. Stamattina il Signore mi ha messo a cuore di parlare di alcuni versetti sull'Apocalisse 19. Non so perché, non lo so neanche io. È lui che comanda e noi dobbiamo obbedire. Perché se saremo obbedienti saremo ricompensati da tutto ciò che il Signore ci donerà. Ora, mia cara nella grazia, io sto leggendo, come vi ho detto, in Apocalisse 19, chi ha una Bibbia la prenda. Do ancora qualche secondo di tempo per seguirmi nella parola di Dio. State calmi, non vi preoccupate, se necessario vi aspetterò ancora. Intanto vi faccio presente che ieri sera ho fatto anche un video in diretta, lo troverete nel mio profilo nuovo, dove sto trasmettendo, e il video è stato scaricato e caricato di nuovo in YouTube, dove in YouTube, cliccando quel video stesso, nella stessa pagina ho caricato tutti i miei video in commenti. Andando nei commenti troverete tutti i miei video e pagine che potete perlustrarle con calma, con tranquillità e serenità, quando volete. Vi prego di non mettere commenti vostri in questa pagina per non disturbare i commenti che ho messo io e gli altri che troveranno subito in questi commenti che sono in diretta tutti i miei video, le pagine, visite e tante altre cose. Così chiunque andrà in YouTube, in quella pagina, in quel video troverà tutto. Bene.
Tra parentesi, leggiamo, adesso mi sembra che vi ho dato il tempo possibile di, ecco, state accontentando, siete pronti, perfetto. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Amen. Apocalisse 19. Già il titolo nella mia Bibbia dice questo: gioia e trionfo nei cieli, le nozze dell'agnello. E questo è il titolo della pagina dove c'è Apocalisse 19. Dopo queste cose, udii nel cielo una gran voce, come di una folla immensa, che diceva: Alleluia! La salvezza, la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio, perché veritieri e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha giudicato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione e ha vendicato il sangue dei suoi servi, chiedendone conto alla mano di lei. E dissero una seconda volta: Alleluia! Il suo fumo sale per i secoli dei secoli. Allora i 24 anziani e le quattro creature viventi si prostrarono, adorarono Dio che siede sul trono e dissero: Amen, alleluia. Dal trono venne una voce che diceva: Lodate il nostro Dio. Ripeto. Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servitori. Voi che lo temete, piccoli e grandi. Miei cari, piccoli e grandi, lodate Dio. Poi udì come la voce di un gran folla che come il fragore di grandi acque e come il rombo di forti tuoni, che diceva: Alleluia! Alleluia! Perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, ha stabilito il suo regno. Il suo regno. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello. E la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino, lino risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. E l'angelo mi disse: Scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse: queste sono le parole veritiere di Dio. Io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: guardati dal farlo. Io sono un servo come te e come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. Adora Dio.
perché la testimonianza di Cristo, di Gesù, è lo spirito della profezia. Fin qui la parola del Signore, attualmente ci fermiamo, Dio volendo, se c'è tempo, continueremo. Altrimenti lasciamo tutto nelle mani di Dio. Vogliamo pregare stamattina per quello che abbiamo letto? Sicuramente il Signore riempirà a tutti di pace, di tranquillità, di serenità, di felicità immensa. Io lo dico anticipatamente perché Dio è grande. E mentre sto parlando con una commozione che non so neanche esprimermi dentro di me. Parlo a volte inconsapevole di quello che dico. Non lo so, miei cari nella grazia, ma il Signore è testimone. Il Signore è testimone. Perciò, miei cari, abbandoniamoci nelle mani di Dio e di Gesù. Lui farà il resto. Io stamattina non ero neanche preparato a leggere queste parole. Forse qualcuno dirà: fratello Angelo Piccone si è preparato chissà da quanto tempo per leggere queste parole, per dire qualcosa. No, miei cari, la mia mente vagava, vagava. Cosa farò stamattina? Poco fa ho fatto un video in WhatsApp dicendo: forse se Dio vuole farò un video in diretta, pregate per me. E la mia mente era vana e vagavo ancora, indeciso di ciò che fare. Ma è lo spirito che ci guida e lo spirito ci sta guidando. Se noi apriamo la porta del cuore, così spalanchiamo come se stessimo aprendo le persiane, prima le persiane, così, e poi la porta del cuore, e dire: vieni, Spirito Santo, vieni in me, consacrami. Io allargo la porta del mio cuore, così, vedere che qualcosa dentro. Viene dentro di noi, sembra un'ombra splendente che entra dentro di noi. Chissà se in questo momento sta purificando anche te, chissà. Questo è il mio desiderio. Stamattina di pregare per te. Se tu accetti questa preghiera oggi stesso avrai tutto quello che hai chiesto. Se sei una sofferente o un sofferente, ammalato o un infortunio, qualsiasi cosa che ti rende invalido, stamattina il Signore ti sta avvisando. Vuoi essere partecipe a questo avviso? Apri la porta
nel tuo cuore. E lui lo dice, in Apocalisse 19. Lo dice, l'abbiamo letto, lo dice. Il suo regno è completo. E 24 anziani dicono alleluia, si prostrano. Vuoi prostrarti anche tu stamattina? Fallo. Fallo. E godrai come i 24 anziani e tutto il mondo che si è prostrato ai piedi di Gesù e adora Dio nell'alto dei cieli. Vuoi? Apri il tuo cuore stamattina. Apri il tuo cuore. Prega insieme a me. Mettiti nelle condizioni giuste. Se ti viene di piangere, piangi. Non ti preoccupare. Le lacrime fanno bene. Se sono lacrime di gioia, fanno bene. Ti laveranno anche se per caso hai delle catarrate. Te le laverà. Ti farà uscire quelle squame, quelle sporcizie dagli occhi che ti disturbavano. Piangi, tranquilla, anzi, sii gioiosa di piangere, perché il pianto di gioia per il Signore è una cosa bellissima. Amen. Gloria a te, Padre. Buon Padre Celeste, Dio d'amore, stamattina i nostri cuori sono ben disposti per adorarti. E stamattina io insieme con tutti quelli che sono in online, collegati con questa video, camera in diretta, siamo tutti qui, Padre, per adorarti. Gloria a te, Signore. Per adorarti, papà. Perché tu sei il re dei re, tu sei l'inizio e la fine, tu sei l'alfa e l'omega. Tu, papà, sei tu. E stamattina, Padre, siamo tutti qui, ai piedi del tuo figliolo Gesù Cristo, per lodarti, per benedirti, per magnificarti, per quella gloria che tu meriti, Signore, Padre. Oggi, papà, veniamo a te, consapevoli che tu farai tutto quello che abbiamo bisogno, che abbiamo pregato e stiamo pregando stamattina per ottenerlo, Padre. Non perché ce lo meritiamo, ma per grazia tua, Padre. Non perché ce lo meritiamo, perché ci meritiamo la morte. Siamo stati peccatori, abbiamo sbagliato, abbiamo infamato il tuo nome, abbiamo fatto tutto quello che tu ci hai proibito. Ma oggi siamo qui, così, deboli, così, maltrattati dal nemico,
Siamo qui, così accettaci, Signore, come siamo. Purificaci, fai risplendere la nostra veste, come abbiamo letto, di lino, lino puro, risplendente, Padre. Abba, Padre. Grazie. Grazie, papà. Non potevo dubitare, papà. Gloria a tuo nome. Alleluia, alleluia. Gloria a te, Signore. Siamo qui, papà. Consapevoli che tu provvederai ai nostri bisogni, alle nostre guarigioni, al nostro bisogno di vivere in questo mondo, di ciò che il mondo ci richiede. E stamattina, Signore, vogliamo presentarti tutto quello che ci bisogna. Non è necessario neanche dirtelo, perché tu sai il nostro bisogno, tu sai ciò che questo mondo ci richiede. E stamattina siamo qui, ai piedi del tuo figliolo Gesù Cristo, per adorarti, per glorificarti, per dirti Abba Padre, Abba Padre, Abba grazie. Santo sei, Signore, Dio dell'universo, il cielo e la terra sono pieni della tua gloria, Osanna, nell'alto del cielo. Risplendente è il tuo regno. Grazie che tu stai mettendo tutto ciò che abbiamo chiesto a disposizione. Alleluia. Grazie. Grazie, papà.
Dio è grande. Dio è grande e meraviglioso. Non so cosa avete provato voi mentre eravamo lì alla presenza del Signore. Non lo so cosa avete provato voi, ma spero che chi si è sentito toccato nel cuore può mettere un mi piace per capire se qualcuno è stato toccato. Bene. Tornando alla parola del Signore in Apocalisse 19, dove abbiamo letto queste parole, li ripeto per chi è entrato in secondo tempo e non ha potuto seguirci. Mano a mano che li vado ripetendo, se il Signore ci ha messo qualcosa dentro di noi, ben venga che lo possiamo dire. Gioia e trionfo nei cieli, le nozze dell'agnello. Questo è il titolo della parola di oggi. In Apocalisse 19, il primo versetto dice: dopo queste cose udì nel cielo una gran voce come di una folla immensa che diceva: alleluia, la salvezza, la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio. Vedete, i tempi si stanno concludendo. Con Apocalisse 19 già siamo quasi agli ultimi tempi. Se questi tempi si sono avverati, questa è una gran gioia per noi, dire anche noi, come quella voce di una folla immensa che diceva: alleluia, la salvezza, la gloria e la potenza appartengono a Dio. Alleluia. Siete d'accordo? Se siete d'accordo, alzate la mano, io non vi vedo, ma vi vede lui, e dite: alleluia, gloria a Dio. Alleluia, gloria a Dio. Io non vi vedo e non è necessario vederlo, ma lui sì. Se non lo fate per qualcosa, fatelo per lui, il nostro Dio. Alzate la mano e dite: alleluia, alleluia. E miei cari, nel secondo versetto dice: perché veritieri e giusti sono i suoi giudizi, egli ha giudicato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione e ha vendicato il sangue dei suoi servi, chiedendone conto alla mano di lei. Vedete? La prostituta e il mondo di oggi che ci circonda, che cerca di farci prostituire. In che senso? Non prendetela sul campo della prostituzione, non ha niente a che vedere. Qui ci parla che noi ci mettiamo nelle condizioni di fare cose che il nemico ci indugia a fare con le sue lusinghe, con le sue manifestazioni, con le sue allucinazioni, con le sue, come dire, angherie, che ci tira attraverso
suo affascinamento di allucinogeno. Ci fa apparire cose emisfere, cose che non esistono, ma ce li fa vedere e noi restiamo affascinati. E seguiamo. Ecco, questo seguire è come seguire la prostituzione di questa parola che il Signore ci dice. Ora abbandoniamo questa prostituzione di seguire il nemico, perché qui ce lo dice chiaro. Ce lo dice chiaro, perché veritieri e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha giudicato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione, che ha vendicato il sangue dei suoi servi, chiedendone conto alla mano di lei. Ora, se noi oggi, dico oggi perché alcuni magari hanno fatto già il gran passo di abbandonare questa sezione di prostituzione del nemico, di accantonarlo da una parte e non seguirlo più. Ma alcuni ancora, magari inconsapevoli, seguono l'andazzo del tempo, l'andazzo di questa vita sulla strada larga, spaziosa. La ricchezza del mondo che porta alla distruzione del tempio vostro e di chi lo segue. Il tempio vostro è la vostra anima. Per chi può capire, abbandoni, cambi atteggiamento. Come? Seguire Gesù con la parola dell'Eterno. Fare ciò che Lui, giorno dopo giorno, attraverso svariate pagine della Bibbia, ci illumina il cammino. E non sei tu a dire cosa devi leggere nella parola. Apri la Bibbia, lo Spirito di Dio ti guiderà. Dove leggere? Così. Apri la pagina così, pam, e leggi. Lo Spirito in quell'istante ti guiderà e ti farà leggere cose che magari li avrai letto centinaia, migliaia di volte e non ti ha toccato il cuore. Perché la Bibbia è un pozzo senza fine. Quello che hai letto centomila volte non l'hai capito e non ti ha fatto nessun senso, ma quel momento che tu metti la tua vita nelle mani di Dio, pam! Per miracolo ti toccherà il cuore, ti farà capire come il tempio, quando Gesù dette il suo cuore, l'anima a Dio, nelle tue mani metto il mio spirito, il velo si squarciò. E così. Il velo del tuo cuore, del tuo spirito si aprirà e vedrai cose ineffabili. Lo dice la Bibbia, cose che magari prima non potevi vedere, non perché non era all'altezza, no, perché il tuo cuore era attenebrato dalle concupiscenze di questo mondo. Capite ora? E continuando, nel terzo versetto disse la parola, e dissero una seconda volta, alleluia, alleluia, il suo fumo sale per i secoli dei secoli. Finalmente, quella Babilonia. Quella prostituta per te è distrutta. Addirittura sale il fumo. Questa
stata bruciata. Se tu in questo preciso istante hai detto di seguire l'Onnipotente. Vedete, questa parola è per te in questo istante. Se tu decidi di seguire l'Onnipotente Dio attraverso Gesù, in questo istante la Babilonia che è in te brucerà. Brucerà! Non ti preoccupare, non sarai contagiato dal calore che brucia la Babilonia. Tu sei calmo, tranquillo, felice. Dentro di te la tempesta si placa. Magari eri affannato, eri, come dire, affuscato, attenebrato. Ma se hai fatto il gran passo di abbandonare la prostituzione della Babilonia, ecco, puoi dirlo anche tu. Alleluia! Come dissero e dissero una seconda volta, alleluia! Il suo fumo sale per i secoli dei secoli. E per te sarà così, per i secoli dei secoli a venire, perché la tua vita continuerà davanti all'Onnipotente Dio con una veste candida di lino puro, che in questo momento, se hai effettuato questo, te la senti addosso. Guardati addosso, non vedi quella veste, ma vedi dentro di te la pace. La pace, la gioia. Ah. Alleluia. Alleluia. E nel 4 versetto dice: allora i 24 anziani e le 4 creature viventi si prostrarono adorando Dio che siede sul trono e dissero Amen, Alleluia. Anche loro si prostrarono e dissero Alleluia. Vuoi farlo anche tu? Fallo. Fallo. Nessuno ti obbliga, sai? Nessuno. Nessuno ti obbliga, ma fallo. Lo dico, fallo per te, perché ti amo. Ti amo nel Signore e so che un giorno ringrazierai il Signore, non a me, a Lui. A Lui, perché è Lui che ti sta parlando. È Lui. Vedete? E nel quinto versetto dice: dal trono venne una voce che diceva: lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servitori, voi che lo temete, piccoli e grandi. Ora anche tu sei partecipe. Piccoli e grandi, sei messo anche tu, se hai fatto quel passo in questo momento di piegare la tua ira, la tua grandezza, se hai abbandonato la vecchia via, anche tu. Anche tu sei partecipe a lodare insieme a loro e a noi.
E nel sesto versetto dice: poi udii come la voce di una gran folla, e come il fragore di grandi acque, e come il rombo di forti tuoni che diceva: Alleluia, perché il Signore, nostro Dio, l'Onnipotente, ha stabilito il suo regno. Ehi! Ci siete? O fate finta di non capire? Ha stabilito il suo regno. Il regno è stabilito. O sei dentro o sei fuori. E se sei fuori, fra un po' ti aspetterai. Forse non potrai più entrare. Perché i tempi stringono. Il regno è completo. Con l'Apocalisse il regno è completo. Lo dice. Il regno è completo. O sei dentro o sei fuori. E se sei fuori, o lo fai subito, al più presto, o non potrai più entrare. Decidi tu, oggi decidilo, domani non lo so se sarà possibile. I tempi stringono, i tempi stringono perché il regno è completo. Con l'Apocalisse io non so, stamattina il Signore mi ha, come dire, guidato di leggere queste parole. Io non lo sapevo. Non lo sapevo che dovevo leggere queste parole. Ma il Signore mi ha guidato. Beh, mi ha guidato per te. E non per me, perché ringraziando a Dio, alzo la mano e dico: Padre, qui sono, nelle tue mani. Lo fai anche tu? Puoi alzare la mano e dire: Padre, sono qui, nelle tue mani. Se lo puoi fare, oh, gloria a Dio. Ma se non puoi farlo, c'è qualcosa che ti trattiene. C'è qualcosa che ti trattiene. Ti senti male? Sarai guarito, guarito. Ci vogliamo fermare qui? Forse è meglio, perché in questi momenti avrei tante cose da dire. Ma non so neanche che cosa dire. Avrei tante cose da dire. Perché man mano è come un ravvivarsi, un riempirsi dentro di noi che il Signore mette. Mentre esce qualcosa, qualcos'altro rientra per divulgarlo. Non c'è nessuna preparazione. Amico, amica, fratello, sorella, non ti preparare per dire ciò che devi dire. Apri il tuo cuore e sarai spontaneo. Il Signore ti guiderà. Non ti preparare, non dire mi devo preparare, mi devo fare. Niente, apri il tuo cuore. Dici oggi, qui, sono, nelle tue mani. Il Signore farà il resto. Sono spiegato, il Signore farà il resto. Ora vogliamo ringraziare il Signore per quello che Lui ha incanalato attraverso il suo volere dentro il nostro cuore,
apriamo il nostro cuore ringraziandolo, lodandolo e benedicendolo. Ok? Se vi è possibile, chiudete gli occhi e pregate insieme a me, ringraziando il Signore. Amen. Gloria a Dio. Padre Santo, Dio d'amore, grazie che tu hai riempito il nostro cuore. Grazie che tu stamattina hai parlato attraverso di me, attraverso la mia voce, attraverso quello che io ho messo a disposizione, il mio cuore, la mia anima. E stamattina, Padre, siamo qui alla tua presenza per dirti grazie. Grazie, Padre. Ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo perché tu sei degno di ogni lode e ogni gloria. Ti vogliamo ricordare, Padre, di benedire i nostri cari nella grazia, le nostre famiglie. Benedici ancora mia moglie, i miei figli, mia nuora, mio genero, i miei nipotini, ancora i miei fratelli, sorelle, amici e anche nemici, se ce ne sono ancora. Signore, che possano diventare ancora meglio dei miei amici. Perché oggi, come il Signore ha stabilito un patto con noi, io stabilisco un patto con loro. Li amo con tutto il cuore. E li ho perdonati di qualsiasi cosa che mi avevano fatto o io abbia fatto a loro, chiedo perdono. Grazie, Padre. Ti ringraziamo, ti lodiamo. Nel nome del tuo prezioso figliolo, Gesù Cristo, che tu l'hai benedetto sempre in eterno. Amen. Cari nella grazia, per chi ancora è alle prime volte che sta seguendo questi video che sto facendo, sicuramente ci sono nuove persone, nuovi fratelli che non conoscevo o che non mi conoscevano. Io vi do un annuncio che potete entrare nel mio sito, vi do il nome e il resto lo vedrete da soli, dove troverete migliaia e migliaia di siti nell'interno, di pagine, video, sono anche video di professionali che vi ho fatti di recente e Dio volendo nel cuore ho la disposizione di farne uno ancora molto molto elevato, ma ho bisogno di un aiuto di qualcuno che si sente al cuore di aiutarmi. Questo video che desidero farlo è molto costoso. E desidero che qualcuno faccia un passo avanti. Sarà un regista, sarà qualcuno che desidera portare un libro amore in tutto l'universo. Ora io sto buttando l'amo. Sto buttando l'amo, ma per ordine di lui. Non è di mia volontà, di lui.
Ora, se qualcuno si sente toccato nel cuore, mi chiama. Nel mio profilo c'è la foto con il mio numero di telefono. Può chiamarmi anche con il WhatsApp. Non costa niente. Il mio sito è www.gesulaluce.delmondo.it, tutto unito, ripeto, www.gesulaluce.delmondo.it. Bene, a Dio volendo, ci sentiremo nel pomeriggio. Vi auguro una buona domenica a tutti quanti. Un buon appetito per chi si accinge più tardi a mangiare. E il Signore ha benedetto anche quello. E noi siamo qui alla sua presenza per adorarlo. Pace del Signore, vi abbraccio, vedete? Così. Vi abbraccio. Sento il vostro calore, è un calore immenso, un calore immenso. Sapete, ciò che noi vediamo con la nostra mente è veritiero. Io sto vedendo e sto abbracciando tutti. Mi tremano le mie braccia, non sono così grandi per abbracciare tutti. La nostra fisica, la nostra mente, l'uomo. Tutto. In un istante, come una frazione di secondo, ciò che pensiamo è un'azione definitiva. Vuoi fare qualcosa? Pensalo, e dopo avviene. Pensa e pensa bene. Non pensare negativo, pensa sempre positivo, pensa sempre costruttivo, manda amore, gioia, sicurezza, tranquillità, felicità. E che ha a volte qualche disturbo, si cancellerà, perché sta pensando cose belle, positive, cose che danno serenità, pace e amore. Sto chiudendo, mia cara. Pace, Signore.